Ciao, sono Jacopo Baruffaldi, ci troviamo all'interno del nostro birrificio, il birrificio Stuvenag, ai piedi del castello di Stefanago, che è il luogo in cui abitiamo. Questo birrificio, di cui noi siamo i direttori, tra virgolette, è nato un paio d'anni fa, dalla nostra passione per la birra. E infatti in precedenza noi come amici e soci ci occupavamo del nostro agriturismo, che si trova qui di fianco, nel quale organizzavamo eventi e venivano serviti piatti a base di salumi sempre prodotti qua, i vini del castello e birre un po' di tutto il mondo. La nostra passione per la birra in seguito ci ha portato a ripescare l'idea di costruire un birrificio e quindi nel corso del tempo abbiamo deciso di intraprendere l'attività della vera e propria produzione, che è stata una strada molto lunga da percorrere, in quanto ci sono voluti quasi 3 anni tra la ristrutturazione e l'assemblaggio dell'impianto, la messa a norma di tutto quanto, e finalmente nel 2014, nell'estate del 2014, siamo entrati in attività ufficialmente con il nostro birrificio. Ciao, sono Ambrogio Bellorini, maestro birraio del birrificio Stuvenag. Allora, questa è la sala cottura da 6 ettolitri e qui è dove viene prodotto il mosto. Si inizia con acqua a una temperatura più o meno di 50 gradi, a cui viene unito il cereale precedentemente macinato, e nella prima fase si fa l'estrazione degli zuccheri e delle proteine necessari poi per la fermentazione. I vari passaggi sono appunto l'estrazione, poi c'è la filtrazione, la bollitura, quindi il mosto portato a 100 gradi, dove in questa fase viene chiamata anche fase aromatica, quindi gli viene messo il luppolo e tutte le spezie che uno può venire in mente. E dopodiché il mosto passa attraverso uno scambiatore di calore, quindi viene abbattuto in temperatura e viene messo nei vari fermentatori, dove qua i lieviti interagiscono con gli zuccheri e fermenta per un 15-20 giorni. Dopo questa prima fermentazione noi di solito abbattiamo le temperature fino a un 6-8 gradi e li lasciamo al freddo per altri 20 giorni per far sì che il mosto, a questo punto birra, si pulisca per bene. Dopo questo passaggio al freddo viene fatta la rifermentazione in bottiglia, quindi imbottigliamo, facciamo il priming e si innesca la rifermentazione in bottiglia. Queste sono le birre di nostra produzione. Allora, facciamo una chiara, che è una chiara alta fermentazione, tipologia Kölsch. È una chiara piuttosto classica, da 4,6 gradi, dove la particolarità è che gli mettiamo una percentuale del nostro orzo non maltato, oltre ovviamente al malto d'orzo che usiamo. Quindi questo per accentuare molto il sapore del cereale. Poi facciamo una birra sempre chiara, che è un misto tra una Weiss di segale e una Blanche. È 50% malto d'orzo, 40% malto di segale e 10% di frumento. E questa birra qua la aromatizziamo col nostro coriandolo, sempre coltivato nei nostri campi, 100% biologico, e che appunto caratterizza molto il profumo, la rende una birra molto beverina e molto estiva. Poi facciamo una rossa, stile anglosassone, principalmente Irish, quindi è una rossa ma da 4 gradi, super leggera, super beverina, dove gli mettiamo una percentuale di malto torbato per accentuare appunto il sapore della torba, per ricordare il paese d'origine e di ispirazione, che sarebbe l'Irlanda. Poi abbiamo sempre un'altra rossa, ma quella un po' più corposa, una Strong Ale anglosassone, una rossa doppio malto da 6,5 gradi, e l'aromatizziamo col miele mille fiori, sempre prodotto nella nostra azienda. Le nostre etichette della birra
sono delle etichette molto particolari perché sono delle illustrazioni abbastanza divertenti di animali che fa mia sorella Carlotta, tra l'altro che è un'illustratrice, e ogni illustrazione riferita a ogni tipologia di birra è associata a un nome di pura fantasia che abbiamo dato noi alle birre. Per esempio questa è la Duca di Cavedania, che è la nostra, il nostro cavallo di battaglia, il cui slogan è la birra gialla da bere a palla, che significa essenzialmente birra facile da bere e senza pretese. Questa invece è la nostra birra rossa, come vi diceva prima il nostro birraio, stile Irish Red Ale, che si chiama Sir Nigel Gibbs, e il cui slogan è birra rossa poco mossa, che significa poco mossa nel senso che ha una bassa carbonazione tipica delle Irish Red Ale, quindi poca schiuma. Questa invece è la nostra novità, che è un Italian Grey Pale, la Volpe Spaziale, birra al mosto d'uva. È una birra molto particolare, è una delle ultime nate, che viene fatta con l'aggiunta di Riesling Renano in fase aromatica e viene prodotta esclusivamente durante la vendemmia, durante le giornate di raccolta del nostro Riesling Renano, il cui mosto viene aggiunto alla birra e quando è fresco e matura poi successivamente insieme al malto. E questa è una birra che necessita di una maturazione un po' più prolungata, in quanto la sua complessità aromatica, anche dovuta all'aggiunta di mosto, è più difficile da capire rispetto a birre più semplici, diciamo. Ed è un po' il nostro progetto che cerca di essere l'anello di congiunzione fra birrificio e cantina. Sogno sull'Oltre Po? Sì, il nostro sogno sull'Oltre Po è semplicissimo: che si smetta di pensare alle stupidaggini e non si dica più la parola valorizzazione, perché è una parola da non dire, perché se la dici significa che il territorio deve valorizzare, quindi cancelliamo parola valorizzazione. I prodotti dell'Oltre Po sono eccezionali, ci sono delle realtà eccezionali e non c'è bisogno di continuare a specificare che questo territorio ha bisogno di essere valorizzato e basta. Potrebbe esplodere tranquillamente il turismo se la gente non pensasse alle cose futili, ma semplicemente a portare avanti il discorso di buoni prodotti, buoni vini, buone birre e ottime realtà.